Nino Parrello, nel corso del vostro incontro all'ARS avete avuto modo comunque di mettere mano alle carte che avete preso dai parlamentari di riferimento, ai quali l'assessore Armao li ha consegnati, e avete lavorato molto, avete studiato, e quello che è venuto fuori è davvero sconcertante. Cioè, si parla da mesi, da settimane di bando, di avviso, di manifestazione di interesse, tutto è pronto, però quello che avete scoperto voi, e lo lascio dire a lei, è davvero sconvolgente. Sì, la cosa più rilevante che è venuta fuori sono, diciamo così, i contrasti che a livello regionale, o la contrapposizione di idee che a livello regionale c'è, diciamo, tra il versante politico e quello invece degli uffici dei vari dipartimenti, e sembrerebbe che emerga un quadro di continui ostacoli che alcuni dipartimenti frappongono sulla strada delineata dalla politica per arrivare alla soluzione di questo problema. E questo, diciamo, un po' si sapeva, un po' ce ne rendevamo conto, però un po' avendo sentito già in riunione Armao e alcuni dirigenti che c'erano quando siamo stati in assemblea regionale alla sesta commissione, e un po' leggendo e approfondendo le carte, questa cosa ha probabilmente una valenza ancora più grossa di quella che immaginavamo. Ci siamo per esempio resi conto del perché nella manifestazione di interesse, nella bozza, perché ancora non è stata pubblicata, o dell'eventuale bando che era già pronto a giugno, l'assessore Armao aveva trasmesso al Presidente della Regione il testo del bando, per poi ripiegare successivamente a seguito, a nostro avviso, di una missiva di uno dei dipartimenti sulla manifestazione di interesse. In entrambe si parla di compendi immobiliari. Perché? Perché secondo uno di questi dipartimenti, il Dipartimento del Credito e delle Finanze, né le stufe, questo lo sapevamo, ma neanche il bacino idrotermale, di queste cose si può fare menzione nella manifestazione di interesse o nell'eventuale bando, perché non si capisce bene di chi, secondo questi uffici regionali, di chi sia la proprietà, la disponibilità delle stufe e delle acque, quindi in un certo senso di quella che è l'autentica ricchezza di Sciacca. La cosa ci stupisce, secondo noi ha dell'assurdo, in quanto il patrimonio termale è un bene indisponibile della regione, quindi tutte queste filosofie su chi ne ha la disponibilità ci sembrano assolutamente assurde. Voi, tra le altre cose, adesso chiedete un tavolo tecnico, cioè qualsiasi tipo di ipotesi di bando. Sappiamo che per esempio ci sono altre associazioni impegnate in questo momento alla redazione di un bando, in realtà non manca per un bando completo. No, il bando, il testo del bando, poi quanto fosse, come posso dire, completo, questo è tutto un altro paio di maniche, però la regione aveva inviato proprio per la pubblicazione il testo del bando a giugno, per poi ripiegare, quindi il problema è tutta una serie di problematiche, come quella del centro accumulo acque per esempio, cioè un piccolo immobile da cui dipende il convogliamento e lo smistamento delle acque che attualmente la regione non ne ha la disponibilità, e quindi ecco perché si continua a parlare, si parla di compendi immobiliari, dove individuiamo 10 punti nodali per riprendere in maniera incisiva il cammino, per portarlo a termine, e per risolvere questi punti la nostra proposta è quella di un tavolo, un gruppo di lavoro tecnico che si metta a lavorare solo e continuamente su questa problematica, su questa procedura, su questa questione, per portarla finalmente a soluzione, possibilmente con la presenza del Comitato Civico Patrimonio Termale.